Ok ragazzi, nuovo video, oggi voglio parlarvi del Waist Trainer, questo miracolo come viene posto da molti, secondo il quale sostanzialmente si mette questa fascia attorno alla vita, si stringe e si bruciano grassi. Cosa che ovviamente parto col dire che non è assolutamente vera, non è neanche vero che il Waist Trainer vi permette di non accumulare tessuto adiposo in fase di bulk sulla midsection. Non so bere tante cose, insomma, che vi restringe il bacino magari, no, questo assolutamente no, però tuttavia è uno strumento piuttosto utile, soprattutto in molte fasi. Quindi voglio dirvi come lo utilizzo io, perché mi ha sorpreso, mi ci sono trovato bene, quindi vi condivido il tutto. Prima di iniziare però ragazzi io vi ricordo che abbiamo aperto le iscrizioni a Rhino Nation, nuovo portale in cui potrete trovare tantissimi contenuti inediti, video in primis, in secondo luogo articoli, e potete trovare soprattutto i nostri log, quindi il mio log personale in cui segno tutto quel che faccio dal punto di vista di allenamento, alimentazione, integrazione. Ci sono tutte le mie sessioni di allenamento commentate, potete intervenire, fare domande eccetera per questa preparazione mondiali PCA, ci sono i log di tutti gli atleti del team, potete avere voi stessi il vostro log, e c'è il forum a disposizione per tutte le domande che vi vengono in mente. Ci saranno altri contenuti che non vi rivelo, che arriveranno tra poco. È una community che sta crescendo tantissimo, ne siamo super entusiasti, c'è uno spirito di apprendimento, di voler conoscere pazzesco, quindi che cosa state aspettando? Il link è qua sotto, perché cosa state aspettando, con molta pubblicità anni 80, comunque il link è qua sotto e ci vediamo su Rhino Nation. Allora, primo utilizzo del Waist Trainer è quello di utilizzarlo durante la sessione di allenamento. Io mi ci trovo molto molto bene, è un po' fastidioso se sudate tanto, ma d'inverno, soprattutto considerando in questa nuova palestra che è la Big, tengono fortunatamente i riscaldamenti molto bassi, quindi mi inizio a allenare che sto in felpa, sto super coperto. Ecco, questo è sicuramente molto molto sostenibile. Nelle sessioni gambe lo preferisco rispetto alla cintura, io tendo ad avere molto il lower back pump, quindi un congestionamento del tratto lombare quando alleno le gambe, che mi porta sostanzialmente a coinvolgere molto i lombari e sovraccaricarli di lavoro, ok? Quindi per me la cintura da questo punto di vista è molto utile, perché mi permette di stabilizzare, di coinvolgermi un po' meno, e mi sto trovando bene, e soprattutto con il Waist Trainer, che è molto meno estremo, quindi non mi dà anche problemi magari di spinta a livello inguinale che può esserci con la cintura, soprattutto se si solleva tanto, quindi lo sto inserendo nelle mie sessioni gambe, ma in tutte le sessioni in generale. E il vantaggio principale del Waist Trainer sta sostanzialmente in quello che è la propriocezione addominale, nel senso che vi permette di sentire bene quello che è la vostra contrazione o rilassamento addominale. Ora, ne ho parlato nel video su Rhino Nation, sulla midsection. Una delle problematiche principali che abbiamo quando andiamo a lavorare magari in fasi di bulk con calorie molto molto alte, oppure in fasi di cut quando abbiamo di stress a livello intestinale e quindi bloating addominale e via discorrendo, una delle problematiche principali è avere questo bloating addominale che ci porta automaticamente a un rilassamento della parete dell'addome, e contestualmente una contrazione del lombare che ci porta a un atteggiamento di iperlordosi. Quindi normalmente si ha questa panciona, si sta tutti buttati all'indietro. Quindi questo non comporta soltanto un difetto posturale, ma anche un esagerato pump, o comunque un esagerato pain, dolore a livello del lower back, e sostanzialmente un rilassamento addominale, quindi una sproporzione di forze e, anche se vogliamo sul lungo periodo quando ci si cronicizza, di ipertrofia, quindi di tono, tra l'addome e il lower back, e quindi logicamente tutta una compromissione di quella che è la funzione del core in toto. Ora, questa è una cosa che io ho sperimentato sia in fase di bulk, quando sono arrivato tanto alto di calorie, ma soprattutto di mole di cibo, sia soprattutto in post-gara. In post-gara quello che ho sperimentato è stato, logicamente, nel momento in cui ho reinserito delle fonti, uno stress gastrointestinale non da poco. Stress che mi ha portato, logicamente, ad avere questo bloating addominale e
sia per quello sia per il fatto che ho aumentato tanto il peso, avevo questo atteggiamento di contrazione lombare, quindi un mal di schiena che era dovuto sostanzialmente a un indolenzimento del quadrato dei lombi, quindi a livello proprio muscolare, non da poco. Mi sono stato veramente veramente male da questo punto di vista. Il waist trainer è stata una salvata, mi ha aiutato tanto, nel senso che avendo una fascia che ti comprime qua, diciamo che a livello proprio scettivo fai più caso a quello che è l'addome, se è contratto, se è troppo rilassato, eccetera. Quindi sia nella respirazione sia nel quotidiano tendi a sentire molto più l'addome. La propriocezione dell'addome è fondamentale non soltanto per allenarlo, perché considerate che l'addome, in generale tutti i muscoli dell'addome hanno una forte componente, un forte intervento a livello respiratorio, quindi controllare la midsection e la respirazione quando si allena l'addome ci permette di controllarlo al meglio e stimolarlo al meglio, ma è anche fondamentalmente importante per chi gareggia, perché non c'è cosa più brutta di vedere una persona che non ha il controllo della midsection sul palco, ma soprattutto nelle pose di transizione o nelle transizioni tra le pose. Okay, quindi magari sto prendendo un doppio bicipite, mi chiamano una side chest o mi chiamano il tricipite, nel mettermi di lato si vede sta panciona che sta rilassata, poi quando prendo la posa contraggo. Che è un problema che deriva sia da una scarsa propriocezione addominale, quindi non curare questi parametri, sia anche per molte persone dal fatto che prima della gara si mangiano magari un chilo di riso, e quindi si ritrovano normalmente con un chilo di riso nell'intestino e quello là sta, quindi ha voglia a tirare, però comunque ci avete un chilo di riso là, quindi è una delle cose più stupide che si possano fare dal mio punto di vista. Comunque, al di là di questo, waist trainer può essere un'ottima soluzione e mi sta aiutando veramente veramente tanto. Ci sono poi altre tecniche per il controllo della midsection, se vi interessano scrivetelo qua sotto, però ho già fatto un video su RhinoNation in merito, quindi potete tranquillamente andarlo a vedere là. Io sostanzialmente lo cerco di mettere il più possibile, non lo metto assolutamente mentre mangio, non lo metto assolutamente mentre dormo, mi darebbe troppo fastidio, però lo metto, sto iniziando a metterlo quando mi alleno, sudore a parte cerco di evitare da questo punto di vista, e lo metto generalmente nel quotidiano quando posso, soprattutto quando esco e porto i cani che mi tirano, io devo tirare da quest'altra parte, quindi c'è questo che mi dà una mano sicuramente da questo punto di vista. Quindi consiglio, provatelo, scrivete qua sotto tutte le domande, di nuovo non vi farà bruciare grasso, non vi restringerà la vita, ma sicuramente vi darà vantaggi in termini di midsection. Quindi questo è tutto e ci vediamo al prossimo video.